questa è l'ultima di questa seconda tranche, una bambolina vestita proprio... Siamo che stai andando all'asilo per la prima volta, ma in realtà abbiamo qua Mari Scotti e Alice, giusto? Quanti anni hai? 19. Quindi l'asilo l'hai fatto, non penso stai ancora ripetendo. Cioè, come, è una delle più grandicelle al momento. D'asilo, tipo fare i castelli, mangiare la sabbia, quelle cose lì, ok, c'è tutto fatto. Bene, tutto quanto studi, Cam? 4 anni e mezzo. E mezzo, quel mezzo lì è importante, e come mai? Fare l'operaio non si usa più? No. Ho detto messo in difficoltà, vabbè, come mai lei, questa passione, da cosa nasce? Dalle recitine della scuola, mi facevano cantare perché mi piaceva, perché ero, cioè mi dicevano che ero bravo. Cioè, io le recitine facevo schifissimo, invece, infatti sono qua. Va bene, fare le interviste invece che cantare, sarà un motivo. Io, Alice, in bocca al lupo col tuo bel grembiulino. Eccola sul palco! Alice, ma go! Grande applauso alla, noi vediamo dietro di noi c'è questo schermo e vengono vengono proiettate secondo me delle bellissime immagini. Volevo comunque ringraziare Franco dell'Anna, che poi vedremo qui, tutti quanti le persone in regia, grazie, un grande applauso a lui. Fare un mio applauso a queste composizioni della Fioreria Gardegna, ci tengo a dirlo adesso perché trovo che queste composizioni siano bellissime e ci danno proprio il senso della primavera che sta arrivando. E con la primavera sei arrivata anche tu qui con noi sul palco, che cosa ci canti? Babushka di Kate Bush. Questa lei è un po', sono un pochino più agile, questa canzone la conosco molto bene e mi piace tantissimo. Vai Alice! She knew it from the one.
come mai è uscito questa canzone, mi incuriosisce perché Babushka è una canzone che a me piace molto e non è facile, come ho detto anche in precedenza, per un artista che si è esibita prima, trovare mai una ragazza così giovane che conosce una canzone e poi come Babushka. Ah, me l'ha fatta conoscere la mia insegnante di canto. Ah, bene, brava, mi piace la tua insegnante di canto, perché si pensava che fosse le tue corde. Sì, e poi l'ho scelta perché pensavo che nessuno l'avrebbe scelta. Volevi essere originale, e sei stata molto originale, l'hai cantata anche molto, molto bene. Dimmi, a te, cosa piacerebbe fare? Piacerebbe grande. Ti piacerebbe cantare, logicamente, continuare, immagino. Oh sì, o sni? Sì, sni, sì. Non lo so. Anche, va bene. No, perché a me piacerebbe fare il musical, quindi insomma, a te piacerebbe? Sì. Sì, allora, quella potrebbe essere una strada. Quindi adesso ci collegheremo anche con la recitazione, con il canto, con la danza, quante cose. Comunque, continua così con il canto perché sei bravissima. Alice Marescotti.